Buongiorno, ciao a tutti. Allora, vi condivido subito il mio schermo. Ok, così potete anche osservare. Intanto ho messo subito questa slide che è il manuale Vola con noi, eccolo qua, ok, con la piramide della formazione e al punto dove voi siete arrivati, cioè siete qui, aiuto allenatore, quindi avete fatto e seguito la tappa arancione, la tappa rossa e la tappa verde. Poi alcuni di voi, chi non fosse ISE, efficienza motoria, anche la metodologia di primo livello, metodologia dell'insegnamento e metodologia dell'allenamento. Anch'io vi esorto, per chi ne ha la possibilità, per chi è curioso, di continuare, perché siete al primo livello che è solo un pezzettino di badminton, ok? Sicuramente una conoscenza più approfondita la si ha andando anche fino al secondo livello, okay? Dove diciamo che gli aspetti del badminton, sono praticamente stati tutti sviscerati, seguendo anche il manuale internazionale, che è quello della BWF. Allora, bene, bando alle ciance. Allora, oggi domani, quindi domani si inizia di nuovo alle 9:30. Il tema è quello del singolare, quindi singolare maschile e singolare femminile. Io non vorrei che fosse un dibattito a senso unico, nel senso che parlo esclusivamente io, perché comunque vedo che siete 80 collegati e sicuramente avrete curiosità diverse e conoscenze diverse. Quindi se io prendessi qualsiasi argomento del singolare, potrebbe essere qualcosa che magari nessuno sa, o che sanno tutti, o che sanno in parte. Quindi mi piacerebbe che fin da subito, immediatamente, fin da ora, utilizzaste la chat per fare delle domande. Okay? Potete farle, tanto la vedo la chat, ce l'ho qui di fianco a me, potete farle scrivendo oppure prendendo parola. Ecco, quindi mi piacerebbe che fin da adesso scriviate le vostre domandine, perché in questo modo si può rispondere veramente ai vostri problemi e non a un argomento generale. Quindi ecco, vi esorto fin da adesso a scrivere. Allora, il singolare, intanto sappiamo tutti che ve ne sono due, nel senso il singolare maschile e il singolare femminile. Negli anni, anche dovuto ai cambiamenti del regolamento, ma un po' in tutti gli sport, all'assottigliarsi, quasi a ridursi, quasi a eliminare la differenza tra i maschi e le femmine, grandissime differenze, soprattutto se parliamo di livelli alti, non ve ne sono più come magari erano 10-20 anni fa, o ancora più indietro, appunto differenze tra singolare maschile e singolare femminile. Chiaramente, un po' come per esempio nell'atletica, dove i tempi sono i tempi, le misure veramente si avvicinano molto nel mondo maschile e quello femminile, anche nel badminton è la stessa cosa. Diciamo che ad alti livelli le donne ormai giocano praticamente come gli uomini, si vedono gli stessi colpi, si vede la stessa intensità. Si vede quasi la stessa potenza, anche se a livello maschile, gli uomini comunque, appunto per la loro prestanza, per il loro fisico, tirano, tra virgolette, ancora più forte. Però a livelli top, ormai anche le donne ormai hanno raggiunto dei livelli incredibili. Ma se vogliamo dare una sgrossatura così di base e dare qualche suggerimento, cos'è che possiamo dire? Che nel singolo femminile rispetto al singolo maschile, se parliamo di livelli un pochettino più bassi, quindi evitando la fascia top delle prime donne, delle prime del mondiale, possiamo già vedere che le femmine rispetto ai maschi servono molto meno corto, quindi utilizzano meno il servizio corto. Questo perché utilizzano meno il servizio corto? Perché hanno paura di essere messe immediatamente sotto pressione a fondo campo.
Quindi anche immaginate una ragazza che sta per servire, quindi immaginate qui la posizione di servizio, qui la posizione di ricezione. Cos'è che succede? Che se la donna serve corto, ok, quindi vicino alla rete, ha paura di essere messa immediatamente sotto pressione a fondo campo con dei colpi tesi, ok? Con dei colpi tesi, e quindi cosa succede? Andando immediatamente a fondo campo, tra virgolette, come usiamo in gergo noi tecnici, deve remare, nel senso che inizia lo scambio subito sotto pressione, in difesa. E quindi, ripeto, a livelli non top, perché poi, come vi ho detto, il livello top praticamente maschi e femmine ormai si equivalgono. A livelli un po' più bassi, le femmine preferiscono utilizzare il servizio alto, quindi ancora nel singolo femminile si vedono moltissimi servizi alti, servizio alto che cade qui a fondo campo, nel corridoio di fondo campo. E quindi questa è una prima differenza, appunto, perché servono così lungo? Perché servono così lungo? Allontanano la giocatrice, l'avversaria, a fondo campo. Allontanandola a fondo campo, ti serve, ok? Ti serve ha molto più tempo di ricevere la risposta. Molto più tempo perché, intanto, servendo così alto, il volano cresce così tanto in aria che tu hai tempo di posizionarti, ok? È tempo di osservare e soprattutto scendendo poi a fondo campo, ovviamente ci sarà tra l'avversaria qui a fondo campo molti più metri, cioè il volano dovrà viaggiare molti più metri rispetto a una ricezione qui vicino alla rete. Quindi viaggiando molti più metri, la femmina che ha salito ha leggermente più tempo. Nel badminton ovviamente il tempo è relativo perché stiamo parlando di secondi, mezzi secondi, frazioni di secondi, che però possono fare assolutamente la differenza. A livello maschile, invece, se proprio andiamo a parlare del singolare e delle prime fasi del singolare, che appunto si aprono con il servizio, a livello maschile è diverso. A livello maschile, questo anche a livelli più bassi, l'uomo sceglie di servire corto, sceglie di servire corto perché se servisse alto e lungo, chi più o chi meno, attaccherebbe immediatamente il volano. Ecco, l'attaccherebbe, quindi lo scambierebbe verso il basso, costringendo quindi il servente a remare e quindi essere in posizione difesa. Ecco, quindi questa è la già primissima differenza che possiamo vedere tra il singolo maschile e il singolo femminile, quindi la differenza di servizio. Calcolate poi che per anni, anche appunto con l'evoluzione un po' del badminton, con l'evoluzione delle regole, con l'evoluzione del punteggio, per anni i giocatori, ad esempio maschili, hanno iniziato a servire corto, quindi spesso e volentieri servendo corto di rovescio. E quindi c'è stata anche la corsa a dover imparare delle ricezioni, delle risposte che fossero offensive. Quindi abbiamo imparato tutti a servire abbastanza bene corto di rovescio e abbiamo imparato tutti anche delle risposte che potessero mettere pressione al servente. Quindi solitamente nel singolo maschile servizio corto e poi la risposta, com'è? La risposta solitamente è corta. Potrebbe essere un colpo alla rete tagliato, vedete il volano che gira. E meglio ancora, e questo se volete scriverlo, la miglior risposta al servizio corto qual è? È una finta. Quindi, meglio ancora se è una finta poi su un volano che andrà corto, giusto per non ridare l'iniziativa al servente. Quindi ecco, nel servizio corto la miglior risposta è magari una finta, ok? Una finta, in modo che l'avversario, cioè chi riceve, scusate, chi serve, sia leggermente destabilizzato e che il volano venga tenuto basso.
Questo è quello che per anni abbiamo fatto, però ovviamente c'è sempre un ritorno, c'è sempre un'evoluzione, c'è sempre una variazione, no? Come si dice che le mode ritornano, quindi anche in questo caso negli uomini, anche di buon livello, anche di livello top, si sta ritornando a servire alto e lungo, un po' come variazione, perché gli uomini sono diventati così, così bravi a rispondere al servizio corto. Che se anche un servizio corto è fatto bene, quindi chi serve dà meno possibilità di attaccare al ricevente, il servente viene messo comunque in difficoltà da ottime risposte corte, da ottime risposte corte fintate e via dicendo. Quindi c'è un ritorno al servizio alto. E il servizio alto, parlando quindi anche di singolare maschile, singolare femminile, perché è anche così cattivo? Perché può essere così difficile da ricevere? Perché se un servizio alto è fatto bene, e sto parlando di una buona tecnica, il servizio alto fa sì che il volano si alzi così in alto e cada così verticale, vedete che cade verticale, perché poi il volano è un oggetto spettacolare, che è un paracadute, ma che ha paracadute, sono le code, sono le piume, la plastica, ma ha un peso nella punta, cadendo così perpendicolare a fondo campo, fa sì che per il ricevente sia difficile colpirlo, perché appunto lo metto così il volano. Immaginate un volano che cade così verticale. Immaginate un giocatore a fondo campo che tenta di colpirlo, quindi immaginate l'angolo della racchetta che si può trovare sul volano. È questo, capite che diventa difficile colpire subito il punto ideale per colpire il volano. Ecco, quindi un bel servizio alto e lungo, è diventato anche nel singolare maschile non un elemento che va, non un colpo che va eseguito sempre, ma un'ottima variazione. Quindi anche adesso nel singolare maschile gli uomini servono lungo, perché appunto intanto spostano l'avversario in fondo campo, hanno un pochettino più tempo come per le donne, ma anche per le donne se il servizio è fatto bene cade in verticale, appunto faccio vedere, immaginate questo volano, questa racchetta, l'angolo d'impatto diventa molto difficoltoso. Differente è se un servizio è lungo ma non è alto, ok? Nel senso, questo è un servizio lungo, vedete, guardate, il servente batte e il volano va a fondo campo, è atterrato a fondo campo, ma è un servizio lungo, non è un servizio alto. Il servizio deve essere alto per essere efficace, perché se voi vedete un volano che arriva così, in questo modo, vedete che voi vedete distintamente il sughero. Vedendo il sughero vuol dire che l'impatto, ecco, lo metto così il volano, ecco, vuol dire che l'impatto tra il sughero e le corde sarà così, quindi sarà molto semplice attaccare. Quindi, quando si sceglie poi di fare un servizio alto, deve essere alto e lungo, in modo da mettere il ricevente a fondo campo in posizione di pressione, avere tanto tempo, perché ci va tanto tempo proprio prima che il volano cada, ok? E che cada in maniera verticale. Questo, ad esempio, è una delle primissime differenze se andiamo a vedere il servizio tra maschio e femmina. E comunque, appunto, come dicevo, le ragazze ancora tutt'oggi, nei livelli più bassi, scelgono di battere alto per i motivi che vi ho detto. Quindi, servizio alto, ad esempio, è lungo. Nel singolare femminile è fondamentale impararlo bene, ripeto, con questa parabola del volano, ok? Quindi alto e lungo, e non solo lungo, perché non sarebbe un servizio efficace. E abbiamo parlato anche della ricezione, e raramente comunque poi le femmine, le donne, quando ricevono un servizio corto, effettuano delle finte, ok? Quindi nascondono il colpo. Sto parlando sempre generalmente a livelli più bassi, a livelli alti, immaginate che ormai la differenza non esiste più tra maschi e femmine. Quindi ecco, quindi anche quando la femmina decide di battere corto, di servire corto, spesso e volentieri il ritorno dell'avversaria cos'è? È un lift, ok? Quindi un volano a fondo campo. Quindi ecco,
chi serve e decide di salire corto, se poi di ritorno con lift, ecco, praticamente sarà di nuovo più facile riattaccare. Mentre se andiamo a vedere una differenza tra i maschi, come vi ho detto poco fa, se nel singolare maschile gli uomini servono corto, gli uomini hanno un bagaglio e si allenano anche tanto questa situazione nei club, in allenamento, un bagaglio di colpi offensivi, un colpo offensivo vicino alla rete, quale può essere uno spin, ok? Quindi un volano tagliato, un net molto preciso, un net appunto eseguendo una finta con la racchetta, perché no, arrivare molto alto a rete, che è molto fondamentale, e con un'accelerazione veloce della racchetta, cercare di mettere il volano a fondo campo, facendolo passare lontano da chi serve, in modo che questo non venga intercettato. Quindi, se poi gli uomini ricevono servizio corto, difficilmente ridanno via il volano alzando alto. Può capitare, ovviamente, in base alla partita, in base al punteggio, in base anche alla situazione tattica, in base anche a tutto quello che si può verificare durante la partita. Però la risposta nel singolare maschile è sicuramente più offensiva rispetto a quello femminile. Quindi, generalizzando, sintetizzando, sia nella situazione di servizio, sia nella situazione di ricezione, i maschi scelgono di avere soluzioni più di attacco rispetto a soluzioni più di difesa. Ecco, quindi poi ricordatevi sempre che per riuscire ad attuare tutto ciò è importante allenare la tecnica, perché se non ho un buon servizio alto-lungo, il servizio alto-lungo è possibile solo e esclusivamente farlo di diritto, ok? Un servizio alto-lungo, perché se io provassi a fare un servizio alto-lungo di rovescio, okay, gli verrebbe il famoso servizio flick, ma il servizio flick è un servizio che va a fondo campo, però è assolutamente impossibile, non può farcela nessuno, neanche il campione del mondo, che un servizio di rovescio, okay, è impossibile che un servizio di rovescio si possa alzare così tanto. È impossibile. Perché? Perché battendo di rovescio, se non vi la tecnica, lo swing è limitato, e questo è la grande peculiarità, la grande facilità del servizio di rovescio, che veramente è molto semplice da eseguire, perché c'è pochissima flesso e estensione del gomito, c'è pochissima rotazione, però non ti permette, anche per lo spazio limitato che hai, perché il servizio di rovescio, diciamo che esce dalla pancia, ok, ventrale e viscerale. E per il pochissimo swing, quindi pochissima oscillazione che ha del braccio, è impossibile raggiungere grandi profondità. Differente se si serve di diritto, scusate lo spazio limitato, ma servendo di diritto invece c'è tutta la possibilità di far oscillare il braccio, quindi avere una buona apertura, una buona chiusura, un buon backswing, un buon forward swing per mandare il volano sul campo. Però, ripeto, ci va la tecnica, perché un conto è servire di diritto, così, come magari si vede a bassi livelli, un conto è saper servire bene, facendo oscillare bene braccio racchetto, un po' come, se avete idea, un po' come nello swing, nel golf, ok? Quindi bene l'oscillazione del braccio, bene l'oscillazione della racchetta, accompagnare bene il bacino con il trasferimento del peso del corpo da posteriore ad anteriore, in modo che il volano viaggi in maniera importante e possa avere questa grandissima parabola. Un'altra di differenza che possiamo notare nel singolare maschile è questa, che aperto poi lo scambio, ad esempio, le femmine rispetto ai maschi, ripeto, sto parlando di livelli un pochettino più bassi, medio-bassi livelli, perché ad alto livello vi ricordo che le donne sanno fare tutto, a mio avviso lo fanno anche molto meglio degli uomini, perché le donne sono molto più intelligenti. E, ripeto, la differenza che possiamo vedere poi a livello maschile e a livello femminile, nello scambio, rimetto le mie pedine rosa, così vedete che stiamo parlando di femmine, è il poco utilizzo, lo scarso utilizzo di salti, ok? Quindi il saltare sul volano
per riuscire ad anticiparlo, per dare meno tempo all'avversario, ripeto, livelli medio un pochettino più bassi. Ad esempio, l'utilizzo del jump out, come c'è scritto in inglese, che in italiano abbiamo tradotto come il salto fuori. Se vi ricordate, il salto fuori, ok, è quando la donna, ok, o anche l'uomo ovviamente, intercetta il volano atterrando in questo modo. Okay? Se vi ricordate, questo è il salto a forbice, okay? Quando c'è una sforbiciata delle gambe, che può essere in aria o non in aria, dipende se salto o no, mentre il salto fuori è questo. Okay? Ecco, ad esempio, le donne utilizzano poco il salto fuori. Il salto fuori è fondamentale, il salto fuori è fondamentale durante lo scambio perché ti permette di intercettare tutti quei volani che tagliano il campo, spesso e volentieri teso e spesso e volentieri i principianti, ma anche i giocatori di medio livello, maschi e femmine, giocano teso perché hanno la foga di mettere appunto pressione a fondo campo, di allontanare il volano a fondo campo per tenerlo lontano da sé e tenerlo però in modo offensivo, però spesso e volentieri utilizzando il gioco teso e il gioco teso incrociato, grande, grande pericolo, utilizzando il gioco teso incrociato spesso vengono anticipati perché? Perché il giocatore o la giocatrice salta, ok? Salta verso il volano con questo salto fuori, ok? E intercetta il volano e lo spinge verso il basso. Ecco, raramente si vede questo nel singolare femminile, lo ripeto sempre a livelli più bassi. Le ragazze aspettano che il volano arrivi lì, lo raggiungono facendo dei passi e saltando poco. E invece saltare è fondamentale per intercettare appunto questi volani tesi e dare meno tempo all'avversario. Quindi questo è fondamentale. Quindi, meno salto del singolo femminile, quindi meno salto vuol dire anche meno possibilità di intercettare. Se andiamo a vedere anche durante lo scambio, nel singolare femminile, le femmine, appunto, ma sempre un po' per questa paura di avere il volano vicino a sé, un po' come succede nelle situazioni di servizio e risposta, le femmine quando si trovano vicino alla rete, okay, quando si trovano vicino alla rete, spesso e volentieri danno via il volano, quindi usano tanti lift. Intanto sappiate che il lift è uno dei colpi più giocati nel badminton, cioè quindi il giocare il volano dalla rete verso il fondocampo, lift, lo dice la parola stessa, lift in inglese vuol dire elevare, alzare, lift, se andate anche nei palazzi, spesso c'è scritto lift, che vuol dire ascensore, ascensore è una cosa che va su, va anche giù ovviamente. Ecco, spesso e volentieri il volano della rete viene giocato a fondocampo, che sia teso, a volte spesso molto pericolosamente, perché comunque può essere intercettato, o che sia alto. Quindi una differenza che è alla rete rispetto ai maschi, che invece cercano di tenere il volano basso, cercano di non regalare l'iniziativa all'avversario, ecco, le donne cosa fanno? Alzano molto e quindi utilizzano poco lo spin, che è quel colpo, che se vi ricordate, perché ha fatto le tappe e vola con noi, abbiamo visto nel livello rosso, aspetta che vi condivido lo schermo un attimo, eccolo qua, opa, è scappato dopo, ecco, siamo qui, ecco se ingrandisco, se voi vedete nel livello rosso, ok, abbiamo tre tipi di spin, spin shot di rovescio, da dentro a fuori, spin shot di dritto, da dentro a fuori, spin shot di dritto, da fuori dentro, c'è ancora uno, spin, che è stato inserito nel livello celeste, che è la prima tappa del secondo livello, ok? Ecco, lo rimetto qui, perfetto. Quindi ecco, l'utilizzo dello spin nel singolare femminile è meno utilizzato, quindi di questi colpi che fan sì al volano che ruoti su se stesso, che cadi vicino alla rete, che quindi renda difficoltoso per l'avversario il ritorno, il recupero del volano, nel singolo femminile si vedono molto meno rispetto al singolo maschile. Nel singolo maschile si usano spesso gli spin, spesso si abusa perché si usano anche gli spin giocando lontano dalla rete, più lontano dalla rete si giocano gli spin, meno è facile che il volano passi la rete.
E nel singolo femminile mi appunto mi hanno utilizzato, come vi ho detto in precedenza, un po' per avere la paura di avere il volano troppo vicino a sé, quindi essere anticipati e quindi di non tenere le relazioni. Invece lo spin è un colpo che invece a livello alto le femmine assolutamente, le donne assolutamente fanno, perché ti permette di far girare il volano, di far sì che questo scenda in un modo particolare e rende più difficoltoso il ritorno, ma soprattutto di tenerlo vicino alla rete. Quindi tenendo un volano vicino alla rete, ok, l'avversaria forzi l'avversaria ad alzare e se tu alzi spingi l'avversaria poi riattaccare. Il badminton poi è un gioco di scacchi ad alta velocità e quindi è fondamentale fare la scelta giusta. E ovviamente se vuoi tenere l'attacco devi cercare di limitare tutte quelle possibilità che ha il tuo avversario di poter attaccare. Quindi per te in primis se ogni volta alzi il volano, che sia con un servizio, che sia con un lift alla rete, che sia a fondo campo con un clear, ogni volta che alzi il volano, sai che potenzialmente dall'altra parte ti possono attaccare. Quindi ecco, già da questi colpi si può andare a vedere anche lo stile dei giocatori, quindi giocatori che o giocatrici che sono più offensive e quindi che tengono più il volano verso il basso, o giocatori che sono più difensivi o che hanno uno stile più di palleggio, no? Potremmo prendere il termine del tennis più pallettaro che tengono più lo scambio. E questo è un elemento della tattica, perché se io già decido di giocare verso il basso, appunto il mio stile può essere più quello di un attaccante, di essere più di offensivo, e può far sì che il mio stile nasconda anche delle mie lacune a livelli più bassi, ripeto, è più difficile trovare giocatori estremamente, estremamente completi sia nel maschio che nella femmina. Quindi ecco, se io decido di tenere il volano basso, di rispondere corto, di servire più corto, durante lo scambio di giocare più drop, se sono in difficoltà a fondo campo, che sono qui, invece di alzare il volano, giocare il pull, intanto metto lo schermo, il pull, tanti di voi non l'hanno fatto, perché è un colpo che si vede, se vedete qui, nel livello celeste, sugli ultimi due colpi, eccoli qui. Il pull è quel colpo fondamentale, fondamentale, soprattutto a livello femminile, che ti leva le castagne dal fuoco, cioè che ti leva dai guai. Perché il pull, ogni volta che tu ricevi un volano a fondo campo e lo ricevi teso, quindi sei sotto pressione a fondo campo, lo ricevi un volano a mezza altezza o anche più basso, il pull è quel colpo che ti permette di tenere il volano teso, farlo viaggiare teso sul nastro e farlo cadere circa metà campo, comunque a 1 metro dalla linea del servizio, okay, diciamo qui, e limita le azioni di attacco dell'avversario o dell'avversaria. Quindi un pull, ad esempio, a livello femminile, dove le donne cercano sempre di mettere pressione a fondo campo, il pull per una ragazza è fondamentale saperlo fare, anche per un maschio ovviamente, perché appunto ti leva dalla pressione da fondo campo e ti permette di ritornare in gioco. Quindi abbiamo visto anche il pool, ecco. Quindi per questi motivi che ho spiegato, capiamo perché appunto i maschi preferiscono giocare corto piuttosto che le donne preferiscono sempre mettere il volano a fondo campo. E appunto vi dicevo che il vedere giocare giocatori in un certo modo può essere appunto poi anche un po' perché è il loro stile di gioco, ci sono giocatori appunto più, o giocatrici più d'attacco, più di difesa, o più versatili, ma può essere appunto un motivo per nascondere le proprie lacune. Se io decido di attaccare anche sempre, probabilmente perché non ho anche una buonissima difesa. Quindi se io decido di attaccare, tenendo spesso di un volano, limito le possibilità dell'avversario di attaccarmi e quindi copro, nascondo il mio punto debole, che potrebbe essere quello della difesa, quindi di andare a recuperare ad esempio gli smash, quindi gli smash che possono essere appunto vicino alle righe del corridoio laterale, o andare a recuperare anche tutti quei colpi, drop tagliati, drop veloci, drop rallentati, drop fintati, via dicendo, compagnia bella, che cadono sotto la rete, che quindi mi costringono a fare
fare l'affondo. L'affondo, tanto che parliamo dell'affondo, mi viene in mente l'affondo che è il movimento più utilizzato nel badminton, ok? Quindi nel badminton ci sono i cambi di direzione, nel badminton ci sono gli split step, con i saltellini che si fanno sul posto, nel badminton ci sono gli affondi, nel badminton poi ci sono i salti verso fuori, i salti forbici, ci sono tutta una serie di movimenti che devono essere combinati in modo da muoversi efficacemente sul campo, ma l'affondo è il movimento più utilizzato. Perché? Perché l'utilizzo a rete, per parare i volani vicino alla rete, e faccio un affondo ponendo la gamba davanti, quindi un affondo sagittale. Faccio degli affondi anche se vado a parare i volani qui di lato, allo smash, quindi faccio un affondo mettendo la gamba di fianco a me, quindi un affondo sul piano frontale, ma faccio anche degli affondi a fondo campo, appunto, come vi ho detto, quando andiamo a recuperare tutti quei volani che sono tesi, un volano che tese a fondo campo, e perché l'avversario è stato molto bravo a mettermi sotto pressione, io non ci sono arrivato, non posso fare un salto fuori, non posso fare un salto a forbice, devo andare a repararlo con un affondo. Quindi l'affondo è assolutamente uno dei movimenti più utilizzati. E anche per questo va curato bene il timing, nel senso di atterrare bene con i piedi al momento giusto, e soprattutto fa sì che il piede appoggi in modo giusto. Il modo giusto è quello che sappiamo tutti, non c'è bisogno di grandi studi accademici, il piede deve essere in linea con il ginocchio, la rullata, l'atterraggio, la fase di atterraggio deve essere con tallone e avampiede e non avampiede e tallone, perché sennò si rischia male, si rischia di farsi male. E appunto considerate che l'affondo è appunto movimento più utilizzato, e anche l'infortunio della caviglia, che spesso e volentieri vengono da atterraggi fatti male, soprattutto poi in tutti quei momenti della partita dove si perde un po' il controllo neuromotorio, perché magari si è stanchi, perché si è giocato tanto, perché è la quarta, quinta partita in una giornata, e via dicendo, perché sono poi tanti fattori limitanti, come può essere il caldo o anche lo stesso pavimento che può essere scivoloso. Ecco, se poi ci mettiamo una tecnica di affondo fatta male, è molto più semplice farsi male. C'è una domanda che rispondo, ecco, ragazzi, sono le, vedete che non vedo l'ora, sono le 10 e 17 e c'è la prima domanda adesso, quindi grazie. No, ce ne sono anche degli altri, scusate, non l'avevo vista. Grazie delle domande, e fatemele, perché almeno specifichiamo in un po' più nello specifico di quello che sto dicendo. Aspetta, allora, Andrea Carozzo, nel singolare la risposta nel sesto angolo, se si può definire così, come può, così può essere una variante. Ok, Andrea Carozzo, che saluto, che è il mio compagno, è stato il mio compagno di doppio tantissimi anni fa e collabora con me, dice: il sesto angolo. Assolutamente sì. Il sesto angolo cos'è? Allora, se noi andiamo via dal campo, sia nel singolare maschile che nel singolare femminile, i classici angoli canonici del campo, di un campo che è rettangolare, come può essere nella parabola in tantissimi altri sport, questo, no? L'angolo a rete, l'angolo a fondo campo, l'angolo a fondo campo e l'angolo a fondo campo. E tutti siamo abituati, per mettere pressione, a rispondere lì. Ecco, ci sono invece degli angoli che angoli non sono, perché appunto non c'è un apice, che però sono importanti, vengono definiti, ok, sesto angolo, perché appunto qui ne abbiamo quattro, ma qui e qui vengono definiti quinto, sesto angolo, no? E quindi andare indirizzato nelle risposte al servizio, ma attenzione, come ci dice Andrea, anche durante il gioco, il volano non bisogna considerare il campo come un oggetto piatto. Ecco, non dobbiamo essere terrapiattisti, no? Okay? Ma dobbiamo considerare il campo in 3D. Okay? Quindi immaginiamo che il campo non sia solamente esclusivamente le linee. Non immaginiamo che il campo sia esclusivamente solo vicino alla rete, immaginiamo che il campo sia anche il corpo del giocatore, quindi indirizzare il volano al corpo per far sì che questo abbia grandi difficoltà a divincolarsi dal volano stesso. Ma e poi immaginiamo tutte le altezze che abbiamo nel campo. Questa è un'altezza molto bassa, mezza altezza, l'altezza della rete 1,55, e vedete l'altezza, sto parlando dalla rete a fondo campo, quindi abbiamo una serie di tantissime arie
dove il volano può essere indirizzato, e il campo è anche qui, guardate, il campo è anche qui, 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 e il campo è anche lassù, è per quello che si serve alto, alto, perché quando si serve alto, il volano che è lassù, lassù c'è il campo, non è che lassù non c'è il campo. È parte del tuo perimetro, quindi anche il perimetro che trovi lassù in alto a 7, 8, 9, 10, 11 metri, se tu hai una buona tecnica e riesci a mandare il volano lassù, fa parte del campo. Quindi immagina un volano che va lassù e spinge l'avversario ad aspettare, che sarà frustrato dall'attesa. E come diceva anche Andrea, il terzo angolo è assolutamente una buona posizione per andare a rispondere ai servizi, ok? Sia corti che lunghi, quindi anche se rispondo, se ricevo un servizio lungo, utilizzare degli smash o dei drop molto profondi qui, o meglio ancora, se sto facendo un servizio corto, ok, rispondere qui, in questo terzo angolo. Questo nel singolo e ovviamente anche nel doppio. Ok, quindi quando anche insegnate, ok, date l'idea di questo campo. Okay, di questo campo che è assolutamente, deve essere non terra piatta, terrapiattista, ma un parallelepipedo che si eleva anche verso l'alto. E gli ho risposto così ad Andrea. Allora, invece Flavio Gioia, anche se è il profilo di Maria Nadini, Flavio Gioia mi dice: mi interessa il tema dell'intelligenza tattica, mi piacerebbe capire come la definisci e se possibile come possiamo allenarla. Con visione di video, grazie. Ok, video quindi devo prenderlo. Allora, bella domanda. Allora, l'intelligenza tattica. Allora, l'intelligenza tattica, secondo me, l'intelligenza tattica è facile, perché l'intelligenza tattica è quel giocatore o quella giocatrice che sta semplificando il concetto, che fa la scelta giusta al momento giusto. Ecco, e sto leggendo la domanda. E l'intelligenza tattica, come possiamo allenarla? Ma l'intelligenza tattica va allenata fin da subito. Va allenata fin da subito perché se vogliamo avere giocatori pensanti, se vogliamo avere giocatori che poi in partita riconoscono la situazione, sanno applicarla in tempo zero, perché il problema del badminton è che tu devi scegliere, fare delle scelte e non è che hai 2 o 3 minuti, non è che hai, magari 2 minuti, non è che hai 5 secondi. Cioè, hai un secondo e mezzo, mezzo secondo, 0,02 secondi quando ricevi lo smash, cioè veramente attimi, e tu in un attimo devi capire la tua posizione, come arrivi sul volano, sono sotto pressione, sono in attacco, sono in una situazione neutrale, ok? Quindi immaginate, sono a fondo campo così, sono sotto pressione, sono a fondo campo così, in una posizione neutrale, sono a fondo campo così, posso essere in attacco. Quindi, come sono posizionato? Sono in attacco, sono in una fase neutrale, sono in una fase di difesa. Riesco a dare un'occhiata velocemente a dove è posizionato l'avversario, o meglio ancora, dove l'avversario si sta direzionando? Ok? Perché immaginate che io sono qui a fondo campo, ok? E vedo l'avversario che è qui. Bene, ok? Posso decidere di giocare un po' dove voglio, perché è al centro. Ma meglio ancora, riesco a capire dove l'avversario si sta direzionando e quindi andare poi a giocare un colpo esattamente dall'altra parte. Ecco, l'intelligenza tattica, come mi dici tu, per me è questa: riuscire a fare delle scelte in pochissimo tempo, in base alla tua posizione, in base al colpo dell'avversario, perché questa è la prima cosa che dicevi, quindi colpo dell'avversario, un po' avete visto, se avete visto il film Sherlock Holmes. Gli ultimi che hanno girato, quello con come si chiama l'attore Robert Downey Jr., quello che interpreta poi Tony Stark in Iron Man. Ecco, e quel film è bello perché nelle fasi di lotta, di combattimento, no? Lui si vede lì nel film, c'è questo replay, c'è questo slow motion dove arrivano i colpi e lui sta già pensando a tutte le contromosse che può attuare, quindi arriva, che ne so, un diretto, lui sta pensando come schivarlo, il colpo dell'avversario, la contromossa. Ecco, il badminton è un po' questo. E fin qui tutto bene. Come allenarlo? Allenarlo alleno più fin da piccoli, perché appunto, se poi non so riconoscere questa situazione, spesso e volentieri, quando poi si vedono i giocatori giocare, ovviamente di livello più basso, sembrano che giochino, senza dire una parolaccia, alla cavolo di cane, per non dire peggio.
Cioè, quando poi gli fai due domande, come stai giocando? Ti dico, ma io non lo so, io butto di là, no? Magari spesso anche voi se giocate, se vi è capitato, basta mettere il volano di là, basta mettere il volano di là, non è sufficiente per far sì di scardinare il gioco avversario. Quindi metto un attimo una slide, dov'è? Ecco qua. Quindi se andiamo a vedere ad esempio questo, lo ingrandisco al massimo, che sono appunto le curve di crescita, cioè già la fisiologia, l'anatomia, ok, ci dice come agire, perché se voi vedete qui, in questo tratteggio qui che sto seguendo con il mouse, che è la curva di crescita dell'encefalo, della testa, del nostro cervello, ci dice che quando sono piccoli, quindi diciamo poi fino ai 10-11 anni, l'encefalo cresce, il cervello cresce ed è plastico, è malleabile, quindi lì è il momento giusto per dare un sacco di informazioni, quindi andare a costruire quegli allenamenti che siano pensanti, che siano situazionali e anche motivanti, perché se non ti motivi, se non ti diverti, non vai avanti poi nello sport. E quindi se te allenatore, riuscire anche quando insegni un colpo, a non spiegargli solamente la tecnica corretta di come si fa, ma di quando si fa. Ok? Perché è lì che nasce l'intelligenza tattica, perché io so che se quel colpo si fa in quel determinato momento, so reclutare dal mio cervello una serie di soluzioni, una serie di colpi, una serie di variazioni anche dello stesso colpo che mi permettono di, in pochissimo tempo, utilizzare il colpo migliore, quindi di fare la scelta giusta, la scel o comunque la scelta meno sbagliata. Quindi ecco, a mio avviso, come allenarla, Flavio, è che in questa fase di età gli allenamenti devono essere soprattutto pensanti. Il fatto qual è? Che ti vai un po' a scontrare su dei principi, li voglio fare vincere adesso o li voglio fare vincere domani? Allora, se sei della schiera degli allenatori che li vuoi fare vincere adesso, insegni quattro cose, insegni a muoversi velocemente, insegni a fare quattro colpi e vincono perché quelle quattro cose le sanno fare bene. Poi, anche un motivo appunto fisiologico che abbiamo visto, è l'encefalo. Dopo 11-12 anni, 12 anni, poi dipende da maschi e femmine, è formato, fai molto più fatica ad assimilare tante più informazioni. Poi dopo è più difficile andarti in modo pensante. Allora, questo atleta che poi vinceva a livello juniores, oh, magia, si trova a non vincere più quando è un po' più grande, quando inizia a avere anni 17, anni 19 e soprattutto nel mondo seniores. Differente se sei schiera di quegli atleti, di quelli, scusate, allenatori che non gliene frega niente del risultato immediato, ma gliene frega di fargli veramente capire lo sport, fargli veramente capire le situazioni e allenare in un certo modo. E se allenare in un certo modo, tu stai infondendo, inculcando nelle sessioni di allenamento così tanti principi, così tante situazioni, così tante variazioni, così tante possibilità, che questo ci metterà un sacco, li capisce, ma ci metterà un sacco di tempo a metterle in pratica, perché comunque deve andare a far collimare tante cose e quindi lo vincerà quando sarà molto piccolo. Però, quando poi tutto sarà collimato, messo in testa, boom! Sarà molto più semplice vincere a livello seniores e quindi poi progredire. Ci sono tantissimi casi, non lo dico io, ma lo dice la ricerca di giocatori a livello juniores, non nel badminton, assolutamente in tutti gli sport, che hanno vinto a livello juniores e poi non hanno più vinto a livello seniores. Perché? Non lo so, cioè io faccio la mia ipotesi. E perché forse quando ti hai allenato a livello juniores ti hanno allenato un pochettino, ma non hanno veramente allenato tutto quello che puoi allenare, e soprattutto poi appunto la mente. Flavio mi diceva un video, ad esempio, metto questo video qua. Ok, vedi che se facciamo delle domande poi ci stiamo tanto sulle domande, ma io preferisco così, perché se è un monologo io vi posso dire tantissime cose, ma possono essere anche più o meno interessanti. Allora, vi metto un video. Allora, ad esempio, prendiamo due giocatori a caso, Lee Chong-wei e Lin Dan, che sono giocatori
giocatori leggende del badminton, un po' come se dicessimo Federer e Nadal. Ok, vediamo ad esempio, concentriamoci su un giocatore solo, concentriamoci su Lindan, che è il giocatore qui con la maglia rossa, ok? Concentriamoci solo su lui e cerchiamo, facendo un po' di analisi, di guardare solamente lui. Ok, allora vediamo, si apre lo scambio, intanto come vedete, singolare maschile, come abbiamo detto, spesso e volentieri si batte corto. Ok, intanto avete visto, Lindan in questo momento sceglie di alzare a fondo campo, ok? Alza a fondo campo, prediligendo il lungolinea invece che l'incrociato, perché mi metto in monitor. Attenzione che ogni colpo che va incrociato nel badminton vuol dire che è un colpo che taglia il campo, cioè nel senso che attraversa il campo in due, che fa questa diagonale, quindi un colpo che potenzialmente può essere intercettato, soprattutto nel livello maschile, dove vi ho detto che gli uomini saltano tanto, quindi ripeto, a qualsiasi livello, top player o livello infimo, bassissimo, occhio a giocare troppo incrociato, meglio ancora, occhio a giocare troppo incrociato, teso, perché vuol dire che stai mandando dei volani che possono essere preda dei giocatori, soprattutto se sono bravi a saltare. Quindi avete visto che Lindan, aspetta che rimetto il video, Lindan sceglie di fare una ricezione lungolinea, ok, lungolinea, e intanto vedete il punteggio, siamo 17-18, ok, siamo 17-18, quindi anche se vogliamo vedere un po' l'intelligenza tattica, una fase del 7, siamo verso la fine. Siamo verso la fine del 7 e quindi si rischia anche meno, cioè non si corre il rischio magari di fare delle strafinte e perdere quei punti che ti possono far scappare dal passare. Quindi c'è una risposta sicura, lungolinea. Ok, il volano va lungolinea, faccio partire. Ok, un drop incrociato, ok, e vedete che Lindan, ad esempio, rigioca nello stesso angolo dove ha giocato precedentemente. Rivediamo questo scambio. Aspettate, ecco qua. Servizio corto. Lift lungolinea, drop incrociato. E di nuovo Lindan fa un lift, che non è un lift estremamente alto, un lift, diciamo, semi di attacco, non è che è viaggiatesissimo, ma comunque non ha una grande parabola. Lindan rialza a fondo campo nello stesso punto dove aveva indirizzato il volano prima. Ma perché gioca lì? Non è a caso, non è a caso, ok? Perché avrebbe potuto giocare la risposta più semplice del mondo giocando qui. Giocando qui, cioè giocando qui, corto, vicino alla rete. Ma rigioca lì perché l'avversario con la maglia gialla si sta direzionando a rete. Guardate l'avversario con la maglia gialla, guardate, fa il colpo e poi, hop, avete visto che dopo il colpo si stava direzionando, vedete, che dopo il colpo si sta direzionando qui. Ecco, allora, una grande, ma questo livello sia alto che basso, per mettere sotto pressione l'avversario, come vi ho detto prima, se io valuto la mia posizione, ok, e l'indanne avete visto, in questa posizione che non è una posizione di attacco perché il volano comunque è basso, ok? Lui lo colpisce qua, una situazione che si può iniziare a definire quasi neutrale, più o meno, neutrale verso la difesa, perché comunque colpisce il volano qua, ok? Non è estremamente in difesa, non è in attacco, ma è un po' in quest'area qua, no? Una situazione neutrale. Ma Lindan vede che l'avversario si sta dirigendo verso la rete e lui gli rindirizza il volano là. Ecco, allora Flavio, perché poi su uno scambio potremmo starci 200.000 ore, ma non su uno scambio, su due colpi, possiamo stare 200.000 ore e vedere tantissime cose. Questo è un po' quello che si potrebbe fare anche nell'allenamento. Ad esempio, andare a fare degli allenamenti, visto la situazione che abbiamo visto adesso, sui 3-4 colpi, ok? Quindi sull'apertura dello scambio, e allenare i nostri ragazzi. Non solo a fare il colpo giusto nella giusta posizione del campo a livello tecnico, ma di andare a vedere dove l'avversario sarà diretto, in modo che poi il volano sia rilanciato in quel punto dove l'avversario sarà di nuovo sotto pressione. Ok, quindi mettiamo qua il gioco, l'indana riceve il volano,
alza di nuovo incrociato in questo angolo dove l'avversario precedentemente era uscito, perché si stava dirigendo verso la rete, ok? E vedete che Li Chongwei, che è appunto questo qui, colpisce il volano a questa altezza, che non è quell'altezza lassù che ti permette di dare un angolo, e quindi rifà un gioco di un colpo di costruzione, okay? Non un colpo di nuovo offensivo, okay? Spero Flavio di averti risposto. Quindi ecco, il lavoro tattico, il lavoro più difficile, perché per noi allenatori, se non ne diamo così importanza quando sono piccoli, sembra una perdita di tempo. Perdita di tempo invece non farlo, perché vuol dire che poi ad alto livello, non sto parlando di Olimpiadi, ma anche di competere nel livello italiano, non ci arriveranno mai perché non sanno fare le scelte giuste. E questo, secondo me, è uno dei grandissimi problemi del badminton, perché di allenatori bravi ce ne sono tanti in tutto il mondo ad allenare i movimenti, sia della racchetta e dei piedi, però poco ad allenarli in modo situazionale. Allora, Patrizia Cataldo, tra l'altro sono le 10:36, vedete come ci si dilunga. Allora, Patrizia Cataldo, ciao Patrizia Cataldo, Catanisetta, è una questione di reattività e poi tecnica difensiva che a livelli bassi le donne sono meno ricettive, almeno nel mio caso. Ma sì, allora, sicuramente sì, perché comunque per caratteristiche fisiche, comunque la donna è meno potente del maschio. Quindi, un po' come diceva anche Lorenzo Pugliese nel seminario di ieri, no, l'altro ieri, che era giovedì, l'agilità, la reattività, anche in base alla situazione, quella vale nata, perché ti permette di arrivare prima sul volano. Se ci andiamo a mettere l'agilità e quel movimento che è fondamentale per essere più agili, per essere più veloci, legato anche alla situazione, stiamo parlando dello split step, perché è sempre lì. Se io, collegandomi alle domande di Flavio, se io nell'esercizio cerco anche di insegnare come orientarmi con i piedi durante ogni colpo, dopo ogni colpo, prima di ricevere un colpo dall'avversario, se io riesco a capire come orientarmi con i piedi, capite che ho un grosso vantaggio, perché vuol dire che, immaginate, questi sono i piedi, ok? Se io faccio degli split sempre neutrali sul posto, va bene, per il principiante va benissimo, sono pronto su ogni angolo, i famosi quattro angoli canonici, ma non sono pronto su nessun angolo. Se io invece cerco di, con lo split, tac, orientare i piedi, vado ad escludere degli angoli, ma non è che li ho esclusi a caso tirando dadi, li ho esclusi perché ho visto il corpo dell'avversario, ho visto come sono arrivati sul volano. Sto osservando come l'avversario si sta muovendo in base al suo colpo, in base al mio colpo, faccio il colpo e poi mi posiziono con i piedi in modo da essere pronto per il colpo successivo. Alberto Bottino, ciao Alberto Bottino, Badminton Genoa. Nell'allenamento introdurresti quindi delle variazioni tecnico-tattico tra maschi e femmine? Se sì, quale età iniziare un focus più specifico? Allora, variazioni tecnico-tattiche. Sì, delle variazioni tecnico-tattiche sì, perché comunque ci sono delle differenze che noi abbiamo, e ne abbiamo viste alcune, ce ne sono anche altre, ovviamente, che possiamo continuare a disquisire anche oggi e domani. Ci sono delle differenze, delle abitudini nel gioco maschile e femminile, stiamo parlando sempre di livelli più bassi, quindi del livello che interessa a noi, perché nessuno di noi sta allenando dei top player mondiali. Quindi assolutamente sì, differenze tecnico-tattiche vanno allenate. Poi anche differenze appunto a livello di organismo, a livello di corpore, perché se pensiamo anche all'altezza dei giocatori, che tu sia più alto o meno alto, vuol dire che a livello anche di movimento sceglierai, ma non sceglierai perché ti piace scegliere, perché sarà più conveniente per te muoverti in un modo piuttosto che un altro. Una giocatrice piccola, cioè solitamente le femmine sono più piccole dei maschi, avrà la necessità di correre molto di più, di utilizzare molta più la corsa rispetto a un maschio che invece può arrivare su, rispetto a un maschio che invece può arrivare su distanze brevi, e distanze brevi sto intendendo queste, okay, queste piccole diagonali.
mentre queste sono ad esempio distanze lunghe, ok? Quindi da fondo campo alla rete o da fondo campo verso la rete in diagonale, un maschio avrà bisogno di meno passi, cioè di meno corsa, quindi allenarsi assolutamente fin da subito queste differenze anche che possono essere fisiche e di altezza, ok? Prestative, ma anche proprio di differenza tra maschio e femmine. Da quale età? Ma io inizierei quasi da subito, nel senso che già in un esercizio cardine che conosciamo un po' tutti, che abbiamo un po' visto tutti, lo metto qua. Nel badminton, adesso ho messo due, immaginate che se gioco a metà campo, il famoso drop net, no? Il drop net che dovremmo sapere tutti cos'è, immaginate fondo campo un giocatore fa drop, ok? L'altro fa net, l'altro gioca lift, ok? Drop, net, lift, vi dicendo che costringe il giocatore a muoversi in questo modo, dopo fondo campo, va da rete, ok? Torna fondo campo. Si muove anche indietro, già lì puoi lavorare con le situazioni tattiche, anche se si gioca a metà campo. Quindi, che colpo gioca rete, che colpo a fondo campo, come mi posso orientare con i piedi, quindi fino a subito. Quindi, anche esercizi definiti di base, molto semplici come questo, allenati bene, fa sì che poi ti ritrovi in partita, perché poi ci sono tutte situazioni che si riportano in partita. Emanuele Casales, cioè Emanuele Casales da Palermo. Ma nella battuta corta basta che il volano arrivi al ricevente in una posizione di 10-20 cm diversa, cambia anche la capacità del ricevente di essere, per esempio, aggressivo tanto quanto. Sì, assolutamente sì. Ovviamente, qui stiamo parlando di tecnica, nel servizio corto, ok? Immaginiamo i maschi, nel servizio corto, col servizio corto puoi fare delle variazioni di profondità e di lateralità, ok? Quindi il servizio corto può essere indirizzato vicino, ovviamente, alla riga del servizio, puoi andare qui o anche più lontano, è sempre comunque un servizio corto, ma è un servizio corto più profondo, va a distruggere il timing del giocatore ricevente che va in affondo verso il volano, quindi è difficile da recuperare. E ogni tanto, attenzione, ogni tanto, come variazione, servire corto mettendo il volano qui nell'angolino, diciamo corto incrociato, diciamo, ok? Sempre per il famoso fatto di attenzione di incrociare troppo, perché ogni volta che incroci, immaginate che sono questo, che ho servito, ogni volta che incroci, apri il tuo campo, perché dai l'opportunità all'avversario di punirti lungo linea. E quindi invece nel badminton dovrebbe essere più un gioco di lungo linea, lungo linea, lungo linea, lungo linea, incrocio, quando ho capito che l'avversario mette le canne, allora cerco di punirlo, non ti incrocio a caso, perché se no mi autopunisco. Quindi attenzione nel singolare, ma anche nel doppio, il servizio corto incrociato, quindi l'angolino, deve essere una variazione e non deve essere invece un'abitudine. Di nuovo Patrizia Cataldo, le donne fanno i salti in allenamento ma non li fanno mai in partita. Bisogna insistere sulle simulazioni di gioco specifiche per ottenerlo o solo sull'elemento sul fondamentale? Ma io direi entrambi. E poi ricordo questa frase che mi disse il mio professore all'ISEF di metodologia dell'allenamento, che è Capanna, che poi è stato, chi lo conosce, ha scritto anche dei libri, è stato preparatore atletico lui seguiva Ranieri, quindi è stato preparatore atletico della Roma, della Juve e di tutte le squadre dove andava Ranieri. E lui diceva che il miglior allenamento è la partita, ed è vero, se andiamo in alcune fascette, cioè facilità in alcune fasi, perché se parliamo di un principiante, e quando parlo di un principiante non parlo solo di bambini piccoli, anche un adulto può essere principiante se inizia a giocare da bambino da poco, se parliamo di un principiante la partita è la cosa più allenante, oltre che la più motivante. Se parliamo di un top player, ok, la partita è l'elemento più allenante, perché si va a riprodurre, a ricalcare esattamente il modello prestativo del bando. Quindi io sì, ovviamente sì, la partita e poi costruire tutte quelle situazioni dove in allenamento si vanno a riprodurre tutte queste situazioni di partita. E lì sta a noi a riuscire a far sì che gli elementi partano
parti degli elementi, spezzettoni degli elementi, situazioni degli elementi siano una fotocopia reale di una partita e non una routine a caso, chiusa, spesso e volentieri solamente schematica, che all'inizio ci va, perché comunque il principiante non ha quella capacità all'inizio di riuscire a capire tutto, ma che poi non può essere l'abitudine, cioè io non posso allenare un top player. Dei giocatori della nazionale, dei giocatori che vogliono andare alle Olimpiadi in maniera schematica, perché è riduttivo, ok? Siamo dei giocatori che si trovano in una fase di apprendimento che deve essere autonoma, quindi deve allenare con mezzi che siano altamente prestativi. Quindi partita o esercizi simili partita. Allora, Casares, poniamo il caso che il mio avversario sia bravo quanto me, ovvero stesso livello, che è la situazione più tremenda quando vai a giocare, perché un avversario del tuo livello è differente quando trovi una. Se andiamo a parlare anche di. Scusa, Manuele, divergo un attimo. Ci sono tre situazioni che possono capitare nel badminton: un avversario più forte di te, un avversario del tuo livello, poco più basso, poco più alto, però diciamo in quel range lì, e un avversario più scarso di te. Un avversario più o meno come te è la situazione più difficile. E poi anche questa è la situazione più difficile. Perché? Perché un avversario più forte di te, tu lo sai che è più forte di te, e quindi vai tranquillamente con molte meno pressioni, e spesso e volentieri, se ci fate caso, il giocatore o la giocatrice gioca la sua migliore partita, ma per forza, sai che andrai a giocare con uno che quasi sicuramente non potrai vincere, sei più rilassato. Un avversario del tuo livello o un avversario più basso di te sono le situazioni più difficoltose. Parto dalla terza. Perché se l'avversario è un livello più basso di te, tu rischi di rilassarti. Rischi di rilassarti e spesso a volte si va a perdere le partite con avversari più scarsi. Questo perché? Non perché l'avversario ha fatto la partita della vita, perché se è molto più scarso di te è difficile che vinca. Ma perché tu ti sei rilassato, ok? E anche qui si possono fare gli accorgimenti a livello di allenamento per evitare che questo succeda in partita, perché spesso e volentieri succede. E se poi me lo chiedete, lo dico. Mentre l'avversario che è al tuo livello, anche lì come va preparata la partita? Va preparata ad esempio sempre agli allenamenti, come diceva prima Patrizia, con esercitazioni che vanno a ricalcare, che vanno a simulare quello che potrà essere il tuo avversario. E siccome non siamo più negli anni 80 dove arrivavi in palestra e si compilava il tabellone sul posto, quindi tu non sapevi contro chi giocavi, adesso i tabelloni di qualsiasi torneo, anche quello del ricreatorio, sono online, quindi tu 3, 4, 5, una settimana prima, 10 giorni prima, tu conosci il tuo avversario. Allora, se tu conosci il tuo avversario, facciamo un esempio italiano, siamo quattro gatti che giochiamo, l'avrai già visto giocare, ci avrai già giocato contro. Magari se sei stato anche bravo e ti sei costruito tu un database, tu, il tuo allenatore, la tua famiglia, chiunque ti segua, te lo sei anche filmato. Magari la fortuna di trovare, magari stiamo parlando di livelli un po' più alti, e sicuramente c'è un suo filmato su YouTube. Allora lì vai i giorni precedenti di allenamento, vai a fare delle simulazioni di partita, quindi chiedendo magari al tuo compagno di club di giocare con quello stile di quell'avversario che incontrerà, poi a ricreare quelle situazioni di gioco che ti permettono poi di contrastare, di riconoscere meglio il tuo avversario che verrà in torneo, se tu l'hai allenato prima. Scusa Emanuele, però una domanda io ci entro dentro con qualsiasi cosa. Allora, per vincere potrei provare ad allungare gli scambi, cercare di stancare di più il mio avversario. Fabio, secondo te è più stancante in generale attaccare o difendere? Che bella domanda, bella Manuele. Allora, intanto se attacchi si presume che giochi delle coppie veloci, e quindi spesso volentieri da fuori campo, quindi spesso volentieri dei drop veloci, soprattutto degli smash. Attaccare tanto, accelerare tanto il braccio più volte vuol dire stancare anche il braccio, quindi se andiamo un po' a scindere, forse se andiamo a vedere la parte superiore a livello di braccio, probabilmente ti stanchi più ad attaccare. A livello di arti inferiori, poi dipende dal tipo di attacco, ma uno che difende ovviamente ribatte il volano di lata tante volte e spesso lo ribatte in situazioni sotto pressione, no? Quindi quando arriva molto basso la rete, quando arriva a metà campo con gli smash. Però se ribatte tanto vuol dire che ha fatto correre anche l'altro. Io ad esempio dipende, faccio il rapporto su di me, sapevo abbastanza attaccare, mi piaceva molto difendere. Se comunque tu hai un footwork, cioè dei movimenti efficaci,
sia che attacchi che difendi, non fai tutta questa fatica. Diventa faticoso sia attaccare che difendere quando ti muovi, ripeto, sempre la cavolo di cane, perché ti muovi in modo poco coordinato, sconclusionato, spesso magari volentieri usi anche più passi, più movimenti di quello che servono, quindi sia ad attaccare che difendere fai la stessa fatica. Ma giocatori che sanno muoversi bene probabilmente non fanno così tanta fatica nell'attaccare e nel difendere. Michele D'Angelo, ciao Michele D'Angelo, Torino, conterraneo piemontese. Nel tennis si usa molto variare il gioco da angolo ad angolo, spostando l'avversario il più possibile. Nel badminton la variazione tattica avanti e indietro è più vantaggiosa del singolo femminile, in quanto le donne, essendo più brevi, linea, hanno più passi da fare. Si può allenare questa situazione per poi portarla in partita? Sì, assolutamente sì. Allora, bravo Michele, bellissima domanda. Allora, semplifichiamo enormemente. Se nel badminton vuoi essere efficace, innanzitutto potremmo insegnare ai nostri ragazzi questo dogma, ok? Tra le righe sopra la rete, ok? Cioè di indirizzare il volano tra le righe del campo e sopra la rete, e questo vuol dire che cerchi di non sbagliare mai e forzi l'avversario a sbagliare. Quindi quando allenate i vostri giocatori, mi raccomando, tra le righe e sopra la rete. Un semplice, diretto e propositivo e positivo. Ovviamente sì, muovere i giocatori avanti e indietro, ok? Muovere i giocatori a destra e sinistra, e ancora più, soprattutto se si tratta di giocatori alti, sia a livello maschile e femminile, muoverli sulle diagonali è assolutamente un buon metodo e mezzo per far sì di riuscire a costruirsi il punto, di costruire il punto, di mettere in difficoltà l'avversario. Immaginate poi sulle diagonali, ad esempio, giocatori molto alti e che quindi hanno difficoltà. Immaginate, io sono a fondo campo, poi, scusate, sono a rete, in un angolo di rete, poi mi devo spostare sulla diagonale a fondo campo, uguale anche da questo lato, no? Sul diritto, e poi mi sposto sulla diagonale. Cioè, queste rotazioni, queste torsioni del busto per un giocatore alto che deve muovere dei lunghi segmenti corporei, fa sì che a volte ci si perda anche in questi movimenti. Infatti, quando vedi giocatori alti muoversi sulle diagonali, spesso sembrano una barca che oscilla nel mar Mosso. Okay? Quindi, ad esempio, muovere sulle diagonali, assolutamente sì. E negli elementi sì, vanno ricreate anche queste situazioni, cercando qui, come si fa anche per far sì che queste situazioni in allenamento siano vincenti, avendo una gamma di colpi, una grande gamma di colpi. Rimetto un attimo la slide dei colpi. Manuale vola con noi, eccolo qua. Ecco, i colpi di base, ecco, i colpi di base che voi vedete, sono questi qua, che vengono visti nel livello arancione, rosso, verde e celeste, che è il primo colore del secondo livello, quindi che magari tanti di voi non hanno fatto. I colpi di base sono 38. Ma si sta parlando di colpi di base, e sono più colpi del tennis, ma stiamo parlando di colpi di base. Poi ogni colpo ha una sua variazione nella finta, nell'essere rallentato, nell'essere fintato, nell'essere tagliato e via dicendo. Quindi ecco, Michele, assolutamente sì, però allenando anche poi ovviamente la tecnica con tante variazioni si fa sì che si possa muovere l'avversario avanti, dietro, destra, sinistra, centralmente, anche addosso, se io ho tante soluzioni e se io ho una buona mano, perché sono buona mano e nascondo i colpi, già per l'avversario è un grande casino, perché se io approccio alla rete con lo stesso movimento per fare un net, uno spin, un lift, quindi colpi dalla rete, l'altro non capisce cosa faccio. Se io a fondo campo ho il movimento identico fino alla fine, l'altro non capisce se fa un clear, un drop e uno smash. Quindi la capacità di nascondere i colpi e quindi di avere una tecnica che nelle prime fasi del colpo, nella preparazione, nel backswing e un poco prima di impattare il volano, quindi del forward swing, si assomiglia, è assolutamente fondamentale per mettere sotto pressione l'avversario. Giuseppe Sciacca, Palermo, no Palermo, Catania, Sicilia comunque. Quindi può essere un buon allenamento quello di fare partite, guadagnare punti solo su situazioni codificate. Sì, assolutamente sì. Ricordate quello che ho detto prima, la partita è allenante per i principianti e per i giocatori. Poi,
però tutto quello che ci sta in mezzo tra un principiante e un giocatore di buon livello, quindi in mezzo ci sta quel giocatore che deve imparare praticamente tutto, ovviamente la partita è efficace, però bisogna allenarsi, passare perché è inevitabile da quelle situazioni chiuse all'inizio per poi man mano aprirle, quindi passare da situazioni chiuse a situazioni chiuse a situazioni aperte, ok? Da situazioni lente a situazioni veloce, ok? Da situazioni facili, okay? A situazioni complesse, ok? Se invece si rimane sempre solamente su un modello di allenamento, beh, stiamo tarpando le ali al nostro giocatore, ma assolutamente sì. Le partite nel manuale vola con noi. Guardate, lo rimetto un attimo. Nel manuale vola con noi, ad esempio, se andiamo avanti, eh. Smash un guerriero diritto, ecco, lo vedete qua. Io vi ricordo che nel manuale, qui abbiamo la spiegazione del colpo a livello tecnico, qui dove c'è la bandiera dell'Italia, qui ragazzi è la tattica, perché dove indirizzo il volano, quando lo utilizzo e perché lo utilizzo, sono tre elementi che il giocatore deve sapere, sono tre indicazioni che il giocatore deve sapere, perché se non so dove indirizzarlo, quando utilizzarlo, perché utilizzarlo, io giocherò, come dicevo prima, la cavo, come vi ho detto all'inizio della diretta, spesso i giocatori ti dicono, ma io non so cosa sto facendo, io metto il volano di là. Bravo Pirla, lo metti di là, però vuol dire che allora stai giocando per non vincere, no? Cioè, solamente per ribattere il volano e perdere non piace nessuno. E ripeto, in queste tabelle qua, che dovrebbe essere la Bibbia, perché tu allenatore non solo dovresti sapere tecnicamente come si fa un colpo, ma tatticamente, soprattutto dove si gioca, quando si gioca, perché si gioca, poi ci sono sempre degli esempi. Metto quello dopo che è più completo del drop lungolinea. Ci sono degli esempi dove delle progressioni che partono molto semplice con situazioni chiuse, lente, facile, poi si aprono un po' quello che ho detto prima. E se andiamo a vedere, ad esempio, in un disco, l'ultima, guardate questa tabella gialla. Ricordo che le tabelle gialle sono sempre giochi, esercizi nel manuale. E se andiamo a vedere l'ultima linea qua, prima del reparto grigio dove ci sono i suggerimenti, guardate cosa c'è scritto, vi ingrandisco. Entrambi i giocatori guadagneranno meno 3 punti o meno 1 punto. Quindi, come mi dicevi tu, Giuseppe, sì, creare quelle allenamenti dove ci siano quelle condizioni dove il giocatore venga gratificato se ha fatto la scelta corretta o punito a livello di punteggio, non fisico, che non serve a niente, punire a livello fisicamente, ma punire a livello tattico. E lì sarebbe utilissimo allenare il giocatore in questa maniera. Spesso magari giochiamo in allenamento o facciamo degli allenamenti dove non abbiamo molto spazio in palestra, quindi magari siamo costretti che qualcuno stia fuori, no? Facciamo delle partite molto brevi dove io sto giocando con il mio avversario, ma il mio compagno o la mia compagna è qui fuori del campo che sta aspettando. Questo è l'arbitro della partita. Ok, insegniamo al giocatore a riconoscere le situazioni. Ad esempio, facciamo un esempio che abbiamo detto prima, poc'anzi, all'inizio. Se questo giocatore qui, durante lo scambio, fa un colpo teso incrociato, che viene detto che è pericoloso, lo fa nel momento sbagliato e questo intercetta, ecco, l'arbitro dice stop! E lo scambio magari deve ancora finire, no? Perché l'altro è riuscito a prenderlo, no? E poi magari anche chi ha fatto il colpo incrociato è riuscito a ribadire. L'arbitro fuori dice stop! Perché? Perché ha riconosciuto la situazione tattica sbagliata, ad esempio giocare troppo teso incrociato, e fanno lo scambio e dice, ok, scambio perso. Può fare delle domande al giocatore e gli dice perché ti ho interrotto, vediamo se l'altro capisce. E appunto punire, dire, ok, eri a 10, eravamo 11 a 10, hai fatto questa cavolata, meno 1, ok, siamo 12, però hai vinto appunto 12 a 9. Ok, quindi anche queste condizioni fanno sì che il giocatore sia molto più ancorato a quello che sta facendo, sia molto più sul pezzo di quello che sta facendo, cioè sta veramente ragionando. Okay? E questo potete già metterlo anche con i principianti, che siano bambini più piccoli o adulti. Apro una parentesi, io per i bambini più piccoli farei pochissimo badminton, chi ha fatto il corso con me 2 o 3 settimane fa di promoter lo sa, farei pochissimo badminton e farei tantissimo multilateralità e cose di base. Il badminton lo devi sfiorare, anche se tu hai un club di badminton e vengono i bambini piccoli, il badminton sfiora all'inizio, ok? Allena soprattutto i fondamentali, che sono fondamentali per poi evolvere in tutti gli sport.
Giuseppe, credo di averti risposto e grazie della domanda. Io avrei finito e ci vediamo domani alle 9:30. Perfetto, grazie Fabio. Un saluto a tutti. A domani. Ciao a tutti. Grazie. Grazie a tutti.